Meloni a Washington, vede il presidente Biden, l'annuncio della Premier, Chico Forti sarà trasferito in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Russia, migliaia ai funerali di Navalny, cori e fiori in segno di sfida al Cremlino, l'addio della madre e il messaggio della moglie, decine gli arresti. Gaza, sdegno internazionale, guerra di versioni per la strage alla distribuzione degli aiuti, Hamas, morti nei raid, 7 ostaggi israeliani. Crescita meglio delle previsioni, ma peggiore il deficit. Giorgetti pesa l'irresponsabile stagione del super bonus, record per il BTP Valore. La strage di Erba, Olindo e Rosa, di nuovo in aula a Brescia, l'udienza che deciderà sulla revisione. Il procuratore generale, nessuna prova. Neve, vento e forti piogge, primo fine settimana di marzo sotto il segno del maltempo che peggiorerà tra domenica e lunedì. Passaporti, 10 mesi di attesa a Venezia, 8 a Bolzano, ma nei piccoli comuni si potrà chiedere o rinnovare agli uffici postali. Miley Cyrus, dottoressa d'amore, il ritorno della pop star americana con Pharrell Williams, un brano rimasto nel cassetto per ben 12 anni, mentre sui social si discute delle somiglianze con una canzone dei Maneskin. Giorgia Meloni, presidente di turno del G7, ricevuta alla Casa Bianca da Joe Biden. Al centro dei colloqui la situazione in Ucraina e Medio Oriente. La Premier annuncia Chico Forti torna in Italia. In migliaia a Mosca per l'ultimo saluto ad Alexei Navalny. Lo slogan La Russia sarà libera, massiccia la presenza della polizia. Lo straziante addio della vedova sui social. Dura condanna dei vertici europei alla strage di civili a Gaza. Von der Leyen e Michel chiedono un'indagine indipendente. Hamas afferma 7 ostaggi uccisi dalle bombe di Israele. Strage di Erba, prima udienza a Brescia per valutare la revisione della condanna all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il procuratore generale contro la coppia una cascata di prove. Breve tregua dal maltempo, ma già domenica arriverà una nuova perturbazione. Attese forti nevicate in Val d'Aosta e Piemonte. Tanta pioggia al nord e lungo il versante tirrenico. Esce il nuovo album di Mr. Rain, Pianeta di Miller, un lavoro ispirato al film di fantascienza Interstellar e che mette al centro l'idea del tempo. Da novembre, il primo tour dell'artista. A Mosca l'ultimo saluto a Navalny, sepolto sulle note di My Way, alcune migliaia di persone in fila per l'omaggio all'oppositore. Non abbiamo paura, sui social il messaggio della moglie, grazie per questi anni di felicità. Medio Oriente, Hamas accusa, morti altri 7 ostaggi in un raid israeliano. La comunità internazionale condanna la strage di civili a Gaza durante la distribuzione di aiuti. Meloni, presidente di turno del G7, a colloquio con Biden. Schlein riunisce i socialisti europei. Siamo l'argine all'avanzata delle destre. Mattarella incontra Scholz. L'autodenuncia degli agenti dopo gli scontri di una settimana fa a Pisa. Assemblea degli studenti, domani di nuovo in piazza. Il racconto di un ragazzo ferito. Sarà un corteo pacifico. Olindo e Rosa in tribunale, udienza di revisione rinviata al 16 aprile. I legali della coppia puntavano su nuove prove, la procura inverosimili le piste alternative. Lolita Lobosco, da lunedì la terza stagione della serie TV, Luisa Ranieri al TG3, con la vicequestore condivido passione per le scarpe e perfezionismo sul lavoro. È una persona con le sue fragilità in cui le donne si riconoscono. Applausi, slogan, fiori e commozione ai funerali super blindati di Alexei Navalny. Migliaia, sorvegliati a vista dagli agenti antisommossa, urlano Russia libera, Putin assassino. Presenti ambasciatori e diplomatici americani ed europei, anche quello italiano. Ultimo saluto della madre. Grazie per questi 26 anni di assoluta felicità. Ti renderò orgogliosa di me. Posto della moglie, assente alla cerimonia. Dissidente, morto in carcere e seppellito nel cimitero di Borisov. Intanto sale altissima la tensione tra Occidente e Russia. Se Kiev cade, la NATO dovrà entrare in guerra con Mosca, afferma il capo del Pentagono Austin dopo la minaccia nucleare dello zar. Il Cremlino testa un nuovo missile intercontinentale e replica: ora il mondo sa chi è l'aggressore. A Washington il premier Meloni incontra Biden alla Casa Bianca. L'Ucraina, la tregua a Gaza e il G7 al centro del colloquio.
Furto, rapina, rissa e una violenza sessuale di gruppo. Una sfilza di 13 condanne nel passato del trentenne clandestino di origine marocchina per cui gli anarchici hanno assaltato la polizia a Torino. L'uomo era già stato raggiunto da 2 decreti di espulsione. In arrivo nuove misure a sostegno delle forze dell'ordine. Piano del governo per maggiori tutele e più risorse per il rinnovo del contratto. Ho presentato ricorso sulla mia sospensione, lo annuncia Roberto Vannacci all'indomani del provvedimento disciplinare preso dall'esercito. Riferendosi alle inchieste che lo coinvolgono, una per istigazione al razzismo, il generale va al contrattacco, ma precisa: non mi sento nemmeno di nessuno, sono un soldato e basta, c'è un processo e voglio difendermi. Nessuna possibile candidatura, al TG4 dice, deciderò al momento opportuno. Prima interrogazione ed esposti, poi l'ispezione del ministro della Sanità Schillaci, ora l'inchiesta. La Procura di Firenze indaga sul reparto dell'ospedale Careggi che si occupa dei minori che soffrono di disforia di genere. Obiettivo: verificare la correttezza delle pratiche di somministrazione del farmaco usato per bloccare la pubertà. Nel mirino la mancanza di un'adeguata assistenza ai piccoli pazienti che vogliono cambiare sesso. Buonasera, giornata densa di avvenimenti, ma partiamo subito dall'arrivo un minuto fa di Giorgia Meloni alla Casa Bianca per discutere con Joe Biden le priorità del G7 a presidenza italiana. Gaza, sostegno a Kiev, migranti, Africa, intelligenza artificiale, sul tavolo anche il prossimo vertice della NATO. Prima del faccia a faccia con Biden, Meloni annuncia, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, Chico Forti sarà trasferito in Italia. Oltre 110 morti nella strage durante la distribuzione degli aiuti a Gaza. Per Israele la maggior parte delle vittime causate dalla calca. La tregua ora è più lontana, ma i negoziatori non si arrendono. Il ministro degli esteri Tajani: cessate il fuoco immediato per assistere i civili. A Mosca i funerali di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin, morto in circostanze non chiare in un carcere siberiano. La folla lancia fiori sul feretro, gridando «la Russia sarà libera». Decine di fermi dopo la cerimonia. Elezioni in Iran, pochi al voto dopo gli appelli proprio all'astensione per protesta contro il regime. Crescita a più 0,9% nel 2023, secondo l'Istat. In rialzo rispetto alle previsioni. Cala il debito pubblico, bene l'occupazione. Il ministro Giorgetti, dopo l'emorragia del super bonus, ora sostenibilità. Stabile l'inflazione, rallenta la corsa dei prodotti alimentari. E ancora allerta maltempo, che dopo una breve attenuazione tornerà domenica a colpire al centro-nord e anche le isole, con vento forte e mareggiate. Dopo gli allagamenti, il Veneto chiede lo stato di crisi. Strade interrotte, frane dalla Liguria alla Toscana, neve sopra i 1000 metri ed alto rischio di valanghe. Città sempre più pericolose, strade e parchi poco sicuri. Aumentano i partecipanti ai corsi di autodifesa. Sono soprattutto donne che imparano a schivare e colpire l'aggressore. È boom a Milano, dove ad alcune iniziative ci si può iscrivere gratuitamente. Oltre 1000 invitati, 3 giorni di festeggiamenti e celebrità internazionali per salutare l'unione tra il figlio del multimiliardario indiano Ambani e la sua fidanzata. Sul palco lo show di Rihanna ed è solo la festa prematrimoniale. A luglio le nozze da 1001 notte. La Premier Meloni in visita negli Stati Uniti sarà ricevuta tra poco da Biden alla Casa Bianca come presidente di turno del G7. Al centro dei colloqui le gravi crisi dell'Ucraina e del Medio Oriente, ma sarà anche occasione per confermare l'amicizia tra Italia e America. Poi la Meloni volerà in Canada. Fiori, applausi, una folla dentro la chiesa e una promessa: proseguiremo la tua lotta, un giorno la Russia sarà libera. A Mosca 3.000 oppositori di Putin hanno dato l'ultimo saluto al loro eroe Navalny, circondati dalla polizia che ha poi arrestato una 50ina di persone. Presenti ai funerali anche diplomatici di Stati Uniti, Francia, Germania e Italia. Tuolindo e rosa, una cascata di prove impossibile da ribaltare. Così il procuratore generale di Brescia alla prima udienza per decidere sulla revisione del processo per la strage di Erba. In aula i 2 coniugi condannati in via definitiva all'ergastolo e a Zuz Marzouk, marito e padre di 2 delle vittime, che all'inizio aveva invocato per loro la pena di morte e oggi ne sostiene l'innocenza. Prossima udienza il 16 aprile sarà la difesa da ribaltare. Mio figlio, vittima dei cyberbulli, vuole giustizia, una legge contro i reati d'odio compiuti in rete. Il papà di Vincent Plicchi, morto suicida dopo essere stato travolto da accuse infamanti sui social. L'uomo chiede
di riaprire il profilo e le chat del 23enne per risalire l'identità dei colpevoli. L'Italia prima per frodi è la nazione che fa più danni al bilancio comunitario, 6 miliardi di euro solo nel 2023. Lo sostiene il rapporto della Procura europea che ha avviato 556 indagini nei confronti del nostro paese. Truffe sui fondi e in materia di IVA messe a segno da organizzazioni criminali sofisticate e difficili da scoprire a livello nazionale. Arrivano le multe per chi aggredisce i professori, la novità in un emendamento depositato dal governo al Senato. Gli studenti o i parenti responsabili delle violenze dovranno pagare fino a 10.000 euro. Il ministro Valditara propone corsi separati di potenziamento della lingua italiana per aiutare ragazzi stranieri a inserirsi. Alle polemiche risponde: nessuna ghettizzazione, un progetto per favorire una vera integrazione. Da teen idol a uomo dei record, Justin Bieber festeggia i 30 anni, metà dei quali vissuti da superstar. Prima fenomeno web, poi stella planetaria con oltre 150 milioni di dischi venduti e innumerevoli premi. Una carriera straordinaria non priva di eccessi tra problemi di salute e gossip. In corso in questi minuti a Washington l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Biden e Giorgia Meloni nel suo ruolo anche di presidente di turno del G7. Al centro dei colloqui la guerra in Ucraina e il conflitto nella striscia di Gaza. Poco fa però la Premier ha annunciato che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti l'italiano Chico Forti tornerà nel nostro paese. Firmata l'autorizzazione al rientro del nostro connazionale. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU veto degli Stati Uniti su una mozione di condanna di Israele per la strage di ieri dei civili nel nord della striscia. Israele intanto corregge la versione fornita ieri, nega di aver sparato contro la folla mentre venivano distribuiti gli aiuti umanitari. Una versione che analizzeremo insieme a tutti gli altri dati in possesso dell'informazione internazionale nel nostro fact-checking. Il massacro di Gaza in ogni caso complica le trattative per una tregua. E la liberazione degli ostaggi, 7 di loro, annuncia Hamas, sono morti nei bombardamenti delle scorse settimane. A Mosca almeno 3.000 persone hanno sfidato i divieti delle autorità, hanno partecipato ai funerali di Alexei Navalny, l'oppositore principale di Putin, morto 2 settimane fa in quel penitenziario siberiano. La cerimonia si è svolta in un clima di forte emozione e di tensione per la presenza delle forze speciali russe. L'addio a Navalny sulle note di una delle più famose canzoni di Frank Sinatra. Presenti rappresentanti diplomatici di Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia. A Brescia si è aperta l'udienza in corte d'appello sulla richiesta di poter revisionare la condanna all'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba del 2006. I coniugi che non hanno dato l'autorizzazione a farsi riprendere dalle telecamere sono sempre stati vicini e in silenzio nell'aula. L'avvocato generale dello Stato ha parlato di inammissibilità della richiesta, presentata, come si sa, indebitamente, secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, dal sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser. Le parti si rivedranno il 16 aprile, quando ci sarà la parola alla difesa e poi subito la sentenza. Ma c'è un'altra storia che torna dal passato, dagli anni di piombo. La Procura di Torino chiederà il processo per i 4 leader delle Brigate Rosse e che nella occasione più grave del sequestro, che durò solo un giorno di fatto, dell'industriale Vallarino Gancia nel 1975, uccisero un appuntato dei carabinieri, secondo l'accusa, Giovanni D'Alfonso. Nella campagna di Alessandria, nella sparatoria, morì anche Mara Cagol, la moglie del capo delle Brigate Rosse, Renato Curcio. Proprio Curcio sarà a processo, se sarà accettata dal GIP la richiesta della procura, proprio Curcio sarà a processo, dicevo, con Mario Moretti, che poi divenne il capo delle Brigate Rosse, come si sa fu il protagonista del terribile rapimento di Moro, Lucio Azzolini e Pierluigi Zuffada. Se il processo venisse riaperto, rischiano tutti l'ergastolo.